Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Storie meravigliose. Ha creato tutte le specie e vi ha dato vascelli e animali sui quali montate, sicché possiate sedere sui loro dorsi e ricordate i favori del vostro Signore, dicendo: gloria a colui che ha messo tutto ciò a nostro servizio, mentre non eravamo neppure in grado di domarvi. In verità, noi ritorneremo verso il nostro Signore. Sura Ez-Zukhruf, gli ornamenti d'oro. Versetto 12, 13 e 14. Così disse il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando emigrò, e di: O Signor mio, fammi entrare con la verità, e fammi uscire con la verità, e concedimi potere e ausilio da parte tua. Sura l'Isra, il viaggio notturno. Versetto 80. Il profeta Noè disse in invocare Dio l'Altissimo: salite, il viaggio e l'ormeggio sono i nomi di Allah. In verità, mio Signore è perdonatore e misericordioso. Sura Hud, versetto 41. Disse proprio in nome di Allah, Bismillah. Dio ci ha insegnato che prima di cominciare qualcosa dobbiamo dire Bismillah, in nome di Allah. Questa è la basmala. C'è un hadith del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, che dice: se voi fate qualcosa senza dire Bismillah, è come se quella cosa è incompleta. Fu detto: o Noè, sbarca con la nostra pace, e siate benedetti tu e le comunità che discenderanno da coloro che sono con te. Anche ad altre comunità concederemo gioia effimera, e poi verrà loro, da parte nostra, un doloroso castigo. Sura Hud, versetto 48. Non c'è mai stata una tempesta così forte prima, un'acqua così abbondante. Non era come la tempesta e la pioggia comune che noi conosciamo. Era qualcosa di indescrivibile. Spazzò via tutto, eccetto l'arca. Le onde erano altissime come le montagne. L'acqua usciva dappertutto, da tutta la terra. E come riporta Surat al-Qamar la luna, dal versetto 10 al 13. Invocò il suo Signore: sono sopraffatto, fa trionfare la tua causa. Spalancammo le porte del cielo ad un'acqua torrenziale, e da tutta la terra scaturirono sorgenti, e le acque si mescolarono in un ordine prestabilito, e lo portammo su quella fatta di tavole e chiodi. Dio, Allah subhanahu wa ta'ala, ha voluto salvare i credenti. Prendiamo come esempio una nave grandissima e potente di questi tempi, tecnologicamente perfetta. Basta un improvviso cambio di tempo, una tempesta fortissima, con onde altissime che travolgono l'intera nave, inghiottita dalle onde del mare che la fanno affondare. La sua tecnologia non può nulla di fronte alla natura di Dio. Tutti annegarono, compreso un figlio del profeta, che era miscredente. Noè insistette con lui per fargli cambiare idea. Gli disse di salire sull'arca, ma il giovane non volle. Salì sulla montagna ed annegò con gli altri. E come riporta Sura Hud, versetto 42-43. E l'arca navigò portandoli tra onde alte come montagne. Noè chiamò suo figlio, che era rimasto in disparte: figlio mio, sali insieme con noi, non rimanere con i miscredenti. E rispose: mi rifugierò su un monte che mi proteggerà dall'acqua. Disse Noè: oggi non c'è nessun riparo contro il decreto di Allah, eccetto per colui che gode della sua misericordia. Sura Hud, versetto 42-43. Il figlio di Noè si chiamava Yam, fratello di Sam,
di Ham e di Yafith. Era un figlio ribelle, disubbidiva sempre al padre. E le sue opere non erano affatto buone. Non seguiva la strada di Noè, la religione del padre. Così annegò fra gli annegati. I credenti invece si salvarono con suo padre e non avevano alcun legame di parentela con lui. La fratellanza nella fede è più forte della fratellanza di sangue. Questo è un esempio. Chi segue la strada giusta sarà ricco, perché la sua ricchezza sarà il paradiso, il Jannah. I giardini dell'Eden, il paradiso, per i timorati che avranno fatto il bene. Dio salverà il fedele che avrà le opere buone, che farà del bene. Salvammo lui e quelli che erano insieme con lui sull'arca stracolma. Gli altri li annegammo. Ecco certamente un segno. Tuttavia la maggior parte di loro non crede. In verità il tuo Signore è l'eccesso, il misericordioso. Sulla Tashaurah ai poeti, versetto 119 fino al 122. Salvammo lui e i compagni dell'arca, ne facemmo un segno per i mondi. Sul Talankabut il ragno, versetto 15. La lasciamo come segno. C'è qualcuno che se ne ricorda? Quale fu il mio castigo? Quali i miei moniti? Invero abbiamo reso facile il Corano, che vi servisse da monito. C'è qualcuno che rifletta su di esso? Suratul Qamar, la luna, versetto 15, 16, 17. A causa dei loro peccati sono stati affogati e poi introdotti nel fuoco e non trovarono nessun soccorritore fuori di Allah. Prego Noè, Signore, non lasciare sulla terra alcun abitante che sia miscredente. Se li risparmierai, travieranno i tuoi servi e non generano altro che perversi ingrati. Surat al-Nuh, Noè, versetto 25, 26, 27. Fu detto: o Noè, sbarca con la nostra pace e siate benedetti tu e le comunità che discenderanno da coloro che sono con te. Anche ad altre comunità concederemo gioia effimera, e poi verrà loro da parte nostra un doloroso castigo. Sura Hud, versetto 48, e come riporta Surat al-Safat Iranghi, versetto 77, e facemmo della sua progenie i superstiti. Tutte le razze del mondo sulla terra sono figli di Adamo, di Noè, e dei suoi tre figli, Sam, Ham e Yafith. Racconta loro la storia di Noè, quando disse al suo popolo: o popolo mio, se la mia presenza e il mio richiamo ai segni di Allah mi sono insopportabili, io mi affido ad Allah. Prendete le vostre decisioni insieme coi vostri consoci e non abbiate scrupoli nei miei confronti. Stabilite quello che volete fare di me senza porre indugi, e se mi voltate le spalle non vi chiedo ricompensa alcuna. La mia ricompensa è in Allah, e ho ricevuto l'ordine di essere uno dei musulmani. Lo trattarono da bugiardo. Noi lo salvammo, lui e coloro che erano nell'arca con lui. Li facemmo successori e affogammo coloro che tacciavano di menzogne i nostri segni. Guarda quello che è successo a coloro che erano stati avvertiti. Dopo di lui mandammo altri messaggeri ai loro popoli. Vennero loro con le prove, ma la gente non volle credere a ciò che in principio aveva tacciato di menzogne. Così suggelliamo i cuori dei trasgressori. Surat Yunus, Giona, versetto 71 fino al 74. Fu detto: o Noè, sbarca con la nostra pace e siate benedetti tu e le comunità che discenderanno da coloro che sono con te. Anche ad altre comunità concederemo gioia effimera, e poi verrà loro da parte nostra un doloroso castigo.